Buongiorno a tutti, quello che andremo ad affrontare oggi sarà come andare a convertire una parte o totalmente il nostro portafoglio. In particolare, tengo prima a farvi notare come è suddiviso il mio account, per il semplice fatto che questa operazione è molto utile per chi ha un conto, per esempio, in euro, però la sua operatività si basa prettamente su strumenti tradati in dollari. In questo modo, avendo già la possibilità di utilizzare dei dollari nel nostro cash senza sottoporsi al rischio di cambio quotidiano, viene molto utile per evitare interessi passivi e altre fees aggiuntive. In particolare il mio account l'ho suddiviso nel seguente modo: in particolare ho 41.104 euro e 109.430 dollari. Ora vi mostrerò come si fa a convertire, a fare un forex conversion che, lo ribadisco, non ha nessun obiettivo speculativo, è solamente un cambio di valuta, dato che Interactive è un multicurrency account. Per effettuare un'operazione di questo tipo bisogna selezionare chiaramente il cross che ci interessa, euro-dollaro. Andiamo su Order, aprirà la finestra relativa all'order ticket. Noi cosa dobbiamo fare? Io ho deciso che voglio aumentare la mia capitalizzazione in euro, per esempio. Quindi cosa faccio? Acquisto euro e vendendo dollari. Mettiamo per esempio 10K, lo mettiamo a mercato. Cosa che si differenzia rispetto a un'operazione speculativa su questo cross è la destinazione. In particolare Lidl Pro è il mercato dove appunto si effettuano operazioni speculative. Noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo selezionare FXCOM, che sta appunto per Forex Conversion. Una volta impostati questi determinati parametri, andiamo su Create and Transmit Order, diamo l'ok. Infatti vi faccio notare anche sul trade log che è riepilogata la nostra transazione, perché si tratta di un'operazione vera e propria, solo che non ha alcun fine speculativo. Abbiamo comprato 10.000 euro, quindi abbiamo venduto dollari al prezzo medio di 1,37055, e l'exchange, come ho fatto notare anche prima, non è Idle Pro ma Forex Conversion. Facendo la prova del 9, ritorniamo sul nostro account. Come vedete, la nostra capitalizzazione in euro è aumentata e di conseguenza, per quanto riguarda i dollari, è diminuita. Il totale è rimasto chiaramente invariato. L'assistenza brokers, buon trading a tutti!